Prova. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi siamo qua alla gara degli Street Gorilla. Sono pronti e ready. E che vinca il migliore. Presa allo staff, chiaramente il signor Capezzera, l'organizzatore di tutto. Raga, Capezzera si è sbattuto un sacco. Non si fa il pagliaccio. Non è dato una rap giusta, non è dato Bianchera. Avete un applauso a tutti i partecipanti e parte nuovo. Che figo, mamma mia. Signori, Alessandro Greco. Il migliore esercito. Bene ragazzi, il base è andato. Adesso mi ha mangiato e sarà l'intermedio. Staff che sta cazzeggiando bellamente. Lo staff, guardate qua. Lo staff che lavora duro. Giulia che ha organizzato. Lo staff che sta mangiando. Allora. Guardate gli atleti che si stanno scaldando. Guardate, tutti in ansia sono, com'è qua? Oh. Com'è? Stai cagando addosso, bastardo. State cagando addosso, bastardi, sì. Abbiamo anche Mister Calistenzi che gareggia. Che onore. Voi qua invece, voi donne invece com'è? Oh. Le donne tutto bene. Tutto dai, bene? Sì, ci sta. Un po' in ansia. Però... Ragazzi, è arrivato Nico. Attenzione. Com'è? Stai cagando addosso anche tu, bastardo. Un po' di ansia ce l'ho, dai. Cosa vuoi dire ai tuoi fan? Cosa vuoi dire? Mi impegnerò al massimo, cerco di dare del mio meglio. Giusto. Ma se fai schifo non entri più in palestra però. Col patto se faccio schifo. Tu che bello. Adesso ci sarà una vera battaglia, perché qua gli atleti sono veramente tanti, sì. Sono spietati. I giudici sono pronti, sono carichi. Oh, cerca di non dimenticare le rap, eh. Le braccia che sono ai 90 gradi, se chi parte non arrivate alla sbarra, non distendete le braccia, niente, non è. C'è chi si allena e chi mangia, no? Facciamo un assaggino. Come mangi bene. Questo sì che è intrattenere il pubblico, vedi? Siamo con il terzo classificato. Mario e passi il terzo posto. Thank you.
Fiona Foyce. È per gli street, vuoi dirgli qualcosa? Questo è degli street, sì. Mi fanno cagare. Io metto gli slack a tutti i video, mi dissocio da loro, basta. Questa gara fa solo per offendere. Dai, un commento a caldo su oggi. Only quality. Partecipi alla gara? No, fratello, non partecipo. Vengo a fare lo spettatore, l'animatore. Va bene. Qualcosa per gli street gorilla, tipo che fanno schifo, non gli vuoi dire nulla? Puzzano. Ma non è finita, anzi, vuole essere finanziato. Poi spiegheremo appunto il circuito nel dettaglio, come ho fatto appunto con gli intermedi e le basi. Per il resto, raga, bocca al lupo a tutti, veramente. Allora, entrerete dagli spogliatoi, avete visto che sono gli spogliatoi, ok, le luci saranno spente, quindi loro diranno due o tre cose su di voi che avete detto all'entrata. Tagliato, le luci sono toccate. Se rimane un pezzone per quattro. Cioè, se giù c'è il cioccolato, non Michael, un commento su questa gara? Un commento? Casi massimi. Sono cazzo io di Calisthenics, sono qua a supportare Foyce e a fare tipo un documentario su tutto quanto, però spero che vada bene. Non deve fare, questo qua è il blocco, prendi fare. Ragazzi, ci stiamo cagando addosso adesso, porca. Momento vestiario qua, eh. Una sciacquata. Questa cosa non l'ha vista nessuno, quindi voi vedete anche dietro le quinte, quella cosa molto bella. Il momento camicia, guarda qua il momento camicia. Anzi, un secondo è stato con la camicia. Una bella acqua, guardare. Infatti c'ho un po' la bocca secca. Qua l'ansia è palpabile. Sì, si sente proprio l'ansia, Sente, sì. Però capelli, c'è capelli da scemo. Diciamo, ragazzi, prima di tutto vogliamo ringraziare tutto il pubblico, lo staff. Facciamo sedere sul palco, c'è un applauso. Sì, ringraziamo magari voi, che siete ancora qua, in attesa. Un matrimonio, sta roba. È un buon matrimonio. Ci stanno, ragazzi, cosa dite? Eleganti, come? Siamo fighi, siamo belli. Siamo sempre in canotta, siamo. Ci avete mai visto così, Che miseria. Grazie alla Marco. Grazie a tutti di essere qua, avete aspettato fino a questo momento e non ve ne pentirete, quindi grazie. E poi volevo ringraziare soprattutto tutto lo staff che è qua da stamattina, arbitri, chi ha qui alle casse. Facciamo un bel applauso, bravi. Come vi sentite? Non carichi, ma va bene. Come ti senti? È tosta, molto tosta. In ansia? Carico. Un commento? Questa è la mia.
passiamo alla musica per favore. Terzo classificato, avanzato l'uomo, Alessandro Martino. Con il tempo, il secondo, Alessandro Martino. Nullo! Nullo! Sì, l'evento è finito, mamma mia, siamo morti, mamma, non immaginate, non ho più voce. Abbiamo avuto un po' di intoppi qua e là, e le casse non andavano, e le luci si sono spente, e il microfono non andava. Ragazzi, è stato devastante. Però ce la siamo cavata. Bisogna pulire tutto. Domani ci aspetta un lavoro della Madonna. Ho cambiato, ragazzi, sono distrutto, cioè non c'ho più voce, c'ho un mal di testa. Però devo dire che la gara è stata veramente epica. Ci dispiace un po' per la musica alla fine, ma quelli sono inconvenienti purtroppo del mestiere. Ma gara veramente power. Cosa vuoi dire che domani devi pulire tutta sta roba qua? Devo pulire tutta sta roba. Domani è un casino. Franci? Stanca. Bene, siamo a lunedì sera e come potete vedere la palestra è tornata alla normalità. Tutto è a posto e tutto in ordine. Bene raga, e anche questa gara è andata. Sicuramente noi volevamo ringraziare veramente tutti di cuore, perché questa gara ci ha portato qualcosa in più. Volevamo portare questa gara a un livello superiore e penso proprio che ci siamo riusciti. E ringraziamo tutto lo staff, tutti quelli che il loro giorno libero sono venuti a darci una mano, gli arbitri che hanno fatto un lavoro straordinario, comunque non è facile, sono presi delle belle responsabilità. Anche perché senza di loro sicuramente non saremmo riusciti a fare tutto ciò, esatto. Quindi ci hanno dato veramente una mano indispensabile, grandi raga, avete spaccato. Poi voi non immaginate che lavoro c'è dietro, comunque c'è un lavoro della Madonna, non mi deve pensare alle luci, a quello, all'organizzazione in generale, è difficile. Sicuramente cercheremo di migliorare sempre di più, però tutto sommato è stata una battaglia epica, dal base all'intermedio all'avanzato, delle sfide all'ultimo sangue, una cosa... Siamo riusciti a portare appunto finalmente in Italia anche l'endurance a dei livelli alti, finalmente. Siete stati tutti bravissimi. Sì, quindi complimenti a tutti, ai partecipanti, chi è venuto a trovarci, chi ha seguito la live, perché ad oggi, che è lunedì, il secondo giorno, sono 13.000 persone che hanno visto la live. Quindi grazie di tutto e speriamo di riuscire a fare un'altra presto. Non sappiamo ancora la data, chiaramente. Sicuramente il trofeo Street Gorilla è un trofeo prestigioso e sicuramente negli anni diventerà sempre più prestigioso. Quindi ragazzi, allenatevi, perché l'anno prossimo ci sarà il secondo trofeo Street Gorilla, ragazzi, e sarà sempre più duro, E vogliamo sempre più gente, più che altro. Esatto. Vogliamo riempirla, la palestra deve scoppiare. Sicuramente dovremo comprare un altro smoking, perché quello non ci andrà più, perché diventeremo ancora più grossi. Un prossimo ne mettiamo uno rosso. Esatto. Papillon con le paillette, insomma, roba. Sono una pagliaccia da o in costume o nudi completamente. Preparatevi una bella canzone d'entrata, perché sarà. E soprattutto allenatevi, perché Madonna mia, già immagino l'anno prossimo che battaglia. Facciamo qualcos'altro, qualche altra entrata, magari mettiamo il fumo, vediamo roba. Sicuramente vi stupiremo come al solito, quindi ci inventeremo qualcosa. Noi siamo carichissimi, siamo stanchi, però siamo molto entusiasti, siamo contenti di tutto questo lavoro svolto. E che dire ragazzi, è tornata anche la voce un po'. Esatto, del tutto, ma ovviamente voi avete visto questo video che è pieno di retroscena, di pezzi motivazionali, eccetera. Ricordiamo che c'è anche la live, dura 10 ore, però è più un ricordo ormai. Però andate a vederla comunque, se vi siete persi comunque la gara, è un'ottima occasione per vederla tutta, sì, praticamente, perché c'è tutta. Per supportare il nostro lavoro, mi raccomando, cliccate sul tasto like, condividete il video,
iscrivetevi al canale perché posteremo sempre nuovi workout, nuovi allenamenti e soprattutto tante tante novità. Ovviamente iscrivetevi anche a Instagram perché lì fate veramente tante risate e niente, grazie di essere stati con noi, grazie di essere venuti alla gara. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella raga, ciao.